Jack di ritorno a Perugia, la festa a Scudetto non finisce mai. Non finisce mai, speriamo, tanto ce la godiamo, no? Di solito quando le cose vanno male te le rifacciano per un bel pezzo, adesso noi ci godiamo la bella vittoria. Dietro di te campeggiano le locandine di La Città di Perugia insieme a Jack Sintini. Dici in tre parole quello che vorresti realizzare domenica con questa iniziativa. Con questa iniziativa noi portiamo avanti la nostra lotta a questa malattia, la lotta al cancro. E la lotta al cancro si combatte in tanti modi, su tanti fronti, economicamente, facendo donazioni alla ricerca, con i medici che fanno il loro lavoro, portando un po' di speranza nelle corsie degli ospedali, però anche facendo vedere a questa malattia che l'entusiasmo di tanti bambini, speriamo, e la gioia di vivere di queste persone giovani gli facciano capire che noi non ci arrendiamo. Quindi io voglio portare tanto entusiasmo in questa lotta, perché non si può combattere un avversario così forte con il morale basso. Noi abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno di spensieratezza, e solo i bambini ce la possono dare. Quindi questo è un piccolo messaggio di speranza che vogliamo contribuire a portare in questa lotta, che è importantissima. In conferenza stampa hai parlato delle istituzioni e sponsor che ti sono stati vicini. Comunque davvero Perugia non ti abbandona mai? No, veramente, incredibile. Sia Perugia che la Federazione Italiana Pallavolo, ma insomma mi stanno veramente aiutando a portare avanti questa mia iniziativa, che come voi sapete per me è un mondo completamente nuovo, perché io faccio sport e non avevo mai organizzato cose del genere. Quindi sto trovando tantissimo aiuto, e il sindaco, l'assessore Liberati, insomma mi stanno dando una mano grandissima. Poi ho ringraziato tutti, voi lo sapete, e adesso non vorrei dimenticare nessuno, ma con questo altruismo andremo avanti. Gli ospiti speciali di domenica chi saranno? Ah, sicuramente ci sarò io, che giocherò con tutti i ragazzi, metterò proprio pantaloncini, magliette, starò in campo con loro. E poi di sicuro dovrebbero venire sia Damiano Pippi, che è un grande amico e un ex giocatore di altissimo livello, che Vujevic, che è una stella della squadra di casa. E devono darmi risposta anche alcuni altri della pallavolo femminile, e però la sto aspettando, adesso vedremo. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.